Quindi andremo a vedere l'addestramento del cane alla cerca del tartufo in 5 passaggi. Ciao a tutti, benvenuti su Truffle for Dummies. Oggi metteremo in pratica i primi rudimenti dell'addestramento del cane da tartufo. Resta con noi. Con un goccio di olio all'essenza di tartufo faremo una piccola buchetta. E andiamo a nascondere la nostra pallina. In quest'altro punto invece andremo a nascondere un piccolo bianchetto surgelato. Lasciamo passare un po' di tempo per far spargere bene l'odore e poi torniamo. In questo video andremo a vedere nella pratica tutti i passaggi sull'addestramento del cane al tartufo che abbiamo visto nel video precedente. Video precedente che vi lascio, di cui vi lascio il link sotto in descrizione e ve lo metto anche qui. Spero di aver indicato nel posto giusto dove è uscito il link al video. Ci tengo a ribadire che questo è l'addestramento del cane alla cerca del tartufo. Educare un cane è una cosa più complessa che magari vedremo in un'altra serie di video, magari rivolgendoci anche a degli esperti. Fase 1. Lanceremo delle crocchette al cane con profumo di tartufo e il cane andrà a cercarle, associerà il profumo del tartufo a ciò che deve cercare. Fondamentale far durare questa fase il meno possibile, altrimenti il cane penserà che il suo premio sarà ciò che profuma di tartufo e quindi in futuro il tartufo tenderà a mangiarli e questo poi è un vizio difficile da togliergli. Fase 2. Sostituiamo le crocchine con una pallina profumata al tartufo. Gliela lanciamo, quindi lavoreremo sempre sulla sua parte più istintuale. Lui andrà a prendere la pallina, ce la riporterà. Quella pallina profumata di tartufo non sarà più il premio perché non è commestibile, ma noi inizieremo a dargli un premio che sia un'altra cosa. Fase 3. Non bisogna continuare troppo sulla fase 2, altrimenti rischiamo di andare a stimolare l'istinto predatorio del nostro cane. Quindi poi c'è il rischio che nel bosco si distragga dietro alle cose che si muovono, quindi animali, persone, rumori. Quindi interrompiamo il prima possibile la fase 2. Quindi nel momento in cui associa la pallina profumata al premio, la pallina profumata lanciata al premio, al fatto che noi ora inizieremo a cercare una pallina che è ferma. Quindi terremo il cane, andremo a nascondere la pallina, gli chiederemo di cercare e nel momento in cui la troverà, e ancora meglio quando ce la porterà, lo premieremo. A questo punto l'istinto predatorio del cane non viene più stimolato, ma il cane inizia a capire cosa deve cercare. Fase 4. Sempre più difficile. A questo punto la pallina non andremo più a nasconderla solamente, ma la sotterreremo sempre poco e poi aumenteremo per insegnare al cane a raspare. Fase 4, la pallina non la nasconderemo più solamente, ma inizieremo a sotterrarla, all'inizio sotto un piccolo strato di terra e poi aumenteremo. Nel momento in cui chiederemo al cane di cercare, il cane troverà la pallina, non avendola più a disposizione, dovrà iniziare a raspare. Nel momento in cui tutti questi passaggi sono stati fatti, il cane è pronto alla fase 5. Fase 5 cos'è? Andare a capire se l'aroma di tartufo che noi abbiamo utilizzato per profumare sia le crocchine all'inizio che la pallina dopo lo riconosce sul tartufo. Quindi dobbiamo cercare di procurarci dei tartufi, anche delle briciole reali. Io per fortuna mi hanno regalato dei bianchetti surgelati e andare a fare lo stesso lavoro anziché con la pallina con il tartufino. A questo punto, se il cane, alla richiesta di cercare, andrà in naturale e scaverà e troverà quel tartufo come prima trovava la pallina, si può dire che il cane è praticamente pronto. Ribadirò spesso, addestrare un cane a cercare il tartufo non significa educare un cane. Quindi poi per poter poi uscire col proprio cane e avere degli ottimi risultati, significa sviluppare una relazione col cane tale per cui il cane sia attratto da te, ti segua e faccia tutte queste cose. Fondamentale è che il cane si diverta nel momento in cui studia con voi la cerca del tartufo. Quindi piccoli momenti di lavoro, 5-10 minuti al massimo, finché il cane ha ancora voglia di giocare. Dovete interrompere il gioco nel momento in cui il cane ha ancora voglia di giocare, così la prossima volta, quando capirà che andrete a fare il gioco del tartufo, lui sarà ben predisposto nei vostri confronti. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like e se volete restare aggiornati sui prossimi video cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale
e non vi perderete più nessun video di Truffle for Dummies. Alla prossima! Yeehaw!